Questo è Focus Match, lo sport a 360 gradi, e andiamo con il primo ospite, un grande ospite, un grande piacere di sentirci. Saluto Gigi Garcia, ciao Gigi. Ciao, buonasera a tutti. Allora Gigi, prima domanda che ti faccio è riguardante la Roma. Come ti è sembrato un po' la Roma nell'ultima gara di Frosinone, dove nel secondo tempo ha saputo rifarsi dopo, diciamo, 45 minuti non al massimo dei giallorossi? Beh, effettivamente il Frosinone ha giocato bene il primo tempo, ha avuto anche tante occasioni per passare in vantaggio, e poi è chiaro che la qualità viene fuori, perché comunque la Roma ha dei buoni giocatori, quindi se sta lottando per un posto in Champions vuol dire qualcosa. E sono contento per Daniele, perché comunque, anche se è passato poco tempo, i risultati si stanno vedendo, perché comunque oggettivamente quando fai 5 partite e 4 le vinci e una la perdi, la perdi poi con la squadra più forte del campionato e forse anche d'Europa, e ci sta. Perfettamente, sono pienamente d'accordo con te Gigi. E appunto per quanto riguarda Daniele De Rossi, per quello visto finora in campionato, così anche in Coppa, te l'aspettavi un De Rossi così decisivo nel rimettere in carreggiata un po' la Roma che aveva lasciato Mourinho? Guarda, è chiaro che è passato poco tempo, no? Sì. Un allenatore, più che sulla tattica, per certi versi, lui secondo me ha lavorato molto sulla psicologia dei giocatori, no? Sullo stato d'animo dei giocatori. E evidentemente è cambiato qualcosa, perché io ho sempre detto che la squadra di Mourinho è come se avessero... i giocatori avessero qualcosa che li trattenesse, cioè erano ingabbiati in qualcosa, non avevano qualcosa da dare, però erano, non so, come se ci avessero un paletto, e quindi De Rossi non ha fatto altro che aprire questa gabbia e li ha lasciati fuori, e poi evidentemente secondo me qualcosa si era deteriorato nei rapporti, perché è impossibile pensare che una squadra dopo l'addio di un allenatore le vince 4 partite, qualcosa, ma d'altronde se l'hanno mandato via c'erano, e oggettivamente qualcosa non stava funzionando anche a livello del spogliatoio. Condivido quello che hai detto tu, perché comunque Daniele De Rossi è un allenatore come Mourinho, carismatico, che leggendo poi oggi sul Corriere dello Sport, dove diceva in descrizione che nella partita all'intervallo appunto contro il Frosinone c'è stata una sfuriata un po' di Daniele contro i giocatori, un po' per farli rinvigorire, e devo dire che ne ha colto appieno il sunto. E giovedì ci sarà una gara importante appunto per il cammino della Roma in Europa League, dopo il pareggio per 1-1 dell'andata contro il Feyenoord. Un tuo pronostico? È dura perché gli olandesi sono tosti, è una squadra poi particolare, una partita particolare questa, no? Anche per le vicissitudini che sono successe anche fuori dal campo. È una squadra tosta che sicuramente farà sudare la Roma, io mi auguro di tutto cuore che possa passare il turno, però sicuramente non sarà una passeggiata. È chiaro che se la Roma vista del primo tempo di Frosinone non la vedo bene, certo. Quindi spero che sia la Roma del secondo tempo, ecco. Ma sicuramente entreranno con un altro piglio rispetto alla partita di Frosinone, dove si è visto anche un po', in primis non mi è piaciuto soprattutto Lukaku, anche un po' forse non era tanto, che so, con la testa, sta più sulla testa verso l'impegno di giovedì contro il Feyenoord, speriamo bene. Gigi, poi capitolo Lecce, altra la tua squadra del cuore, e un tuo giudizio sulla squadra di Mister D'Aversa, che nelle ultime 5 gare però ha concesso un po' troppi gol alle squadre avversarie. Sì, diciamo che è una caratteristica che l'anno scorso non avevano, ma io l'ho sempre detto che dall'inizio del campionato, che quest'anno il Lecce avrebbe fatto più gol, avrebbe giocato magari anche meglio, avrebbe raggiunto una salvezza tranquilla, però avrebbe subito sicuramente qualche gol in più, perché poi non dimentichiamo che l'anno scorso c'era là dietro che giocava un certo Umtiti,
un campione del mondo, e giocava un giocatore davanti alla difesa che è Hjulmar, che è stato uno dei migliori giocatori del campionato l'anno scorso. Quindi anche per caratteristiche era Ramadani, è un buon giocatore, però con caratteristiche diverse, e questa ne sta risentendo soprattutto il reparto difensivo. Però sono convintissimo che non farà fatica, e nonostante gli ultimi risultati negativi, però teniamo presente che praticamente ha affrontato il top, no? delle squadre italiane. Quindi secondo me dopo l'Inter inizierà il vero campionato del Lecce, perché affronterà le cosiddette squadre provinciali e quelle che lotteranno per non retrocedere. Quindi diciamo le squadre alla sua portata. E si dici bene, appunto, perché la prossima, come hai detto bene tu, è contro l'Inter, però diciamo che ora si sta togliendo il dente del giudizio, appunto contro squadre toste, per cui sperare nelle rivali della quota salvezza per poter uscirne bene. Altro capitolo che ti vado a domandare un po' per quanto riguarda il Bari, dove tu ovviamente sei stato una bandiera, avendo anche ricoperto il ruolo di capitano, e dico un po', come giudichi un po' la cura Iachini? Beh, dovevamo dare una svolta, perché sembrava una squadra piatta e quindi senza anima, e avevamo bisogno giusto un altro cambiamento, e la persona ideale in quel momento, secondo me, altro non potevano scegliere che Iachini, perché lui sia da calciatore che da allenatore, posso assicurare che caratterialmente è un uomo molto tosto, che si fa sentire, e poi un ottimo allenatore, un allenatore che ha vinto campionati di Serie B, ha allenato in Serie A. Quindi quando hanno preso Iachini, io l'ho vista anche in una prospettiva futura, perché Iachini va dove c'è una programmazione, dove c'è una squadra, soprattutto in Serie B, che vuol vincere il campionato. Quindi se non sarà quest'anno, sicuramente l'anno prossimo, se siederà ancora Iachini sulla panchina del Bari, è chiaro che faranno una squadra per vincere il campionato, questo è poco ma sicuro. E sempre parlando del Bari, dal punto di vista dirigenziale, che voto dai un po' a De Laurentiis, quello che sta gestendo in Bari? Guarda, bisogna cercare di ragionare con tutte e due le teste, no? Cioè con la testa del tifoso e con la testa del presidente. Allora, io da tifoso è chiaro che ci sono rimasto male, perché l'anno scorso, a 2 minuti dalla fine, ero in Serie A, è successo quello che è successo. L'anno dopo mi aspetto giustamente una squadra per cercare di riprovarci e andare in Serie A, perché poi, andiamoci chiaro, Bari non è una piazza di Serie B, Bari è una delle città più importanti del sud, e con utenza come tifo è una delle prime, quindi in Italia, cioè, dove avrò una squadra che in Serie B ti fa 20, 30, 60 mila quando sono stati in playoff, cioè non li trovi nemmeno in Serie A. Però dall'altra parte è una situazione strana pure, no? Perché non è facile gestire una squadra che sai che dopo 2 anni sei costretto, no, a cedere, a vendere. Sì. E poi quindi grossi sforzi a livello economico, mi metto anche nei loro panni, non ne vogliono fare, a meno che uno dice ok, faccio lo sforzo, costruisco la squadra in Serie A, e l'anno prossimo, se sono in Serie A, la vendo. Però anche lì non è facile vendere una squadra in Serie A, perché è sempre un'arma a doppio taglio, e quindi devi trovare gli acquirenti prima e non dopo, e quindi è tutta una cosa, è incasinata, non è semplice. Ecco perché io non condanno tanto i De Laurentiis, capito? Perché purtroppo se ci fosse la possibilità di avere 2 squadre in Serie A, io credo che lui non avrebbe avuto problemi a portare il Bari, anche perché tenere una squadra in Serie A come il Bari è tanta roba. Certo. Quindi. Assolutamente. E parlando sempre di allenatori e di un tuo grande amico, sto parlando di Antonio Conte, leggendo un po' i rumors degli ultimi giorni, delle ultime ore, si parla di un suo possibile approdo in Germania, al Bayern Monaco. Al Bayern. Esatto. Secondo te può essere la scelta giusta per Antonio?
Mi trovi un allenatore al mondo che possa rinunciare a una chiamata di un club come il Bayern? Non credo che ci sia, perché comunque stiamo parlando di una delle squadre top in Europa e nel mondo, quindi ogni anno costruisce squadre per vincere, anche se quest'anno ha trovato il Bayer Leverkusen, che è una squadra talmente sorprendente che veramente ha stupito tutti. E quindi lui vorrebbe un top club, perché comunque stiamo parlando di uno degli allenatori più forti in assoluto, e il Bayern Monaco è una di quelle squadre dove lui potrebbe, e credo andrebbe pure volentieri. Quindi Vito Appino, anche se ultimamente il Bayern Monaco, come hai detto tu, sta avendo contro in campionato un Leverkusen che sta facendo molto molto bene, anche io vedo molto meglio, secondo me, più un Bayern Monaco, perché il Bayern Monaco, come hai detto tu, è il top class del palcoscenico europeo e mondiale, invece che comunque tornare in Italia, come anche si vociferava nell'ultimo periodo. E ultima domanda che ti faccio prima di salutarci, sempre riguardante Antonio Conte, qua più una domanda più, diciamo, ironica, per divertirci: secondo te Antonio farebbe più fatica a risanare le tante problematiche di quest'anno del Bayern Monaco o adattarsi alla cucina pesante tedesca tra Kraut e Wüster, visto che lui è abituato alla buona cucina della nostra italiana? E due, sai cos'è? Che l'italiano, una volta che sei italiano e che mangi italiano, io penso che a qualsiasi cucina, in qualsiasi paese dove vai, fai fatica. Però lui è uno che si adatta, cioè nel senso che sicuramente la squadra della raddrizza, quello è poco ma è sicuro. E poi comunque a livello culinario, stai tranquillo che è uno che si adatta, quindi se farà bene sia con la squadra, anche se è una cucina tedesca, diciamo che si adatterebbe. Ecco. Si è adattato anni passati a Londra, quando allena per Chelsea, che anche lei in Inghilterra non è che si mangi come però la tedesca è ancora peggio, ti posso assicurare. Magari a bere birra, quello è il top, sì. Però a mangiare si fa fatica, forse riserverà, ma solo perché siamo italiani, solo per quello, perché tutti sarebbero, cioè tutte le persone al mondo si adattano alla cucina, però gli italiani fanno fatica, perché il top ce l'abbiamo noi, quindi forse si dovrà portare lì in Germania un qualche Alka-Seltzer, un po' per mandare giù la cucina pesante tedesca. Vabbè, oppure se porta uno chef, un cuoco, ma no, c'è la moglie, metti che sa cucinare, quindi quello non è un problema. Gioca in casa così, torna in casa e mangia come si deve. Luigi, grazie mille di essere stato con noi, di averci concesso questa chiacchierata un po'. Sicuro, è stato un piacere, quando vuoi a disposizione per me. È bello sempre parlare di calcio. Ti ringrazio, grazie mille. Un abbraccio a voi. Gigi Garcia. Buona serata, ciao Gigi. Grazie altrettanto.